Buongiorno, buongiorno da vostra homeless. Allora, vediamo un attimo, faccio una leggera panoramica e fa vedere un po' di gente, se c'è, ma ce n'è meno di che si veda. Vabbè, oggi vi devo dire una cosa, vi racconto una cosa che so per certo, che non ho scoperto, ma cioè ho scoperto, ma in realtà la so per certa questa cosa. Quindi non ci sono dubbi quello che sto per narrarvi. Quando iniziai ad andare alla messa dei poveri, tanti tanti anni fa, più di una decina, credo, una decina, ogni tanto arrivava uno, cioè anzi, c'erano diversi tipi vestiti da lavoro e parlava di lavoro, ho trovato lavoro, però vengo qua perché ancora non ho riscosso. Lavoro qualche giorno a settimana, lavoro sabato e la domenica, lavoro di qua, lavoro di là. E erano tutti vestiti da lavoro. E io ascoltavo le loro storie. A quel tempo, quando iniziai, ero molto triste, cioè quando andai la prima volta alla messa era perché le cose mi andavano male, nel senso che comunque già vivevo per strada e tutto il resto. E avevo una profonda tristezza. Ero depresso e tutto il resto, e quindi ascoltavo le loro storie e cercavo di tirarmi su. Poi, piano piano, sapete cosa ho scoperto? Questa gente fingeva di andare a lavorare, questa gente raccontava storie false, e in realtà questa gente non lavorava, lo faceva solo, state a sentire che ragionamento malato può essere questo. Lo faceva solo per fare in modo, diciamo così, di levarsi di torno la gente della mensa. Tutto qua. Facevano in modo questo, fingevano di dover andare a lavorare per, diciamo, per mettere, come si può dire, quasi per incentivare, no? La gente ad andare a lavorare. Mentre loro non lavoravano, facevano finta, erano vestiti da lavoro, ma non lavoravano. E poi venne a sapere per vie traverse che questa gente si metteva d'accordo con, non dico chi, ma con chi proprio gli diceva: guarda, cerca di vestiti da lavoro e cerca di, tra virgolette, incentivare questa gente che viene alla mensa ad andare a lavorare, almeno si leva di turno. Ecco una storia che non sapevate sulle cose brutte che purtroppo accadono in certi posti. Le messe dei poveri che ho frequentato io parlo della gente che ci va, ricordatevelo sempre, sono gente secondo me non affidabile. Sono postacci, per questo molte volte quando voi mi dite: che ne dici, ma da chi a vivere per strada? No, non c'è andare da retta, non ti conviene. E niente, queste sono le brutte scoperte che feci. E io pensate, in quel periodo ero triste, depresso e tutto il resto, no, ci rimasi parecchio male perché vidi proprio. Perché vedete, c'è lo stereotipo che andrebbe proprio levato di torno, che dice che il povero è bravo, buono, ma non è vero. Non è vero, non smetterò mai di ripeterlo. Non è vero, il povero non è né bravo né buono. Io, poveri, bravi e buoni, ho da ancora da conoscermi. Gli unici forse sono quelli che stanno a casa loro, ma si sa come funzionano. Comunque facevano così, fingevano di lavorare, si mettevano là la sigaretta e tutto il resto, per incentivare altra gente a lavorare al posto loro e tutto il resto. Vabbè, facciamo panoramica. Poi farò altri video anche su altre cose. Ora mi viene in mente la parola. Sarà un video brutto, ma qualcuno lo deve fare, perché ogni tanto vanno fatte anche questa tipologia di video, perché voi mi chiedete sempre com'è la vita in strada, com'è essere un homeless, che cosa vedi, com'è la gente che vive in strada, tra virgolette, come con te, ma con me non ci vive nessuno, perché la gente vive in strada, io ve la sconsiglio, ve l'ho sempre detto e sempre ve lo ripeterò. Spero
spero di non fare troppa pubblicità occulto pseudo tali, perché in realtà non ne fa. Vabbè, buona giornata a tutti. Ricordatevi che cioè non c'è nulla di, come si dice, non c'è nulla di buono, di bello, roba del genere, a vivere in strada. Cioè non è come un film, i film ti fanno vedere tutta sta gente vive in strada e fanno, sono come una grande famiglia, ma non è così. Sono pronti, dico una parola, sono pronti a far soccombere il pseudo compagno, perché e di fatto non è così. Poi chiaramente direte, vabbè, ma anche come si dice, anche chi non vive in strada, c'ha casa e tutto, lo fa, sì, però c'è sempre questa cosa che chi vive in strada sia quasi un, come si chiama, non saprei nemmeno definire, quasi un santo, vero? Ma non è così, anzi, io dico che è più un santo uno che vive in casa propria. Buona giornata.